Facile immaginare ieri a Scoglitti la faccia, lo stupore di quegli automobilisti che non hanno trovato più il proprio mezzo nel posto in cui l'avevano lasciato. Fin dal primo pomeriggio, infatti, sono entrati in azione in piazza Cavour vigili urbani e carrattrezzi che hanno sgomberato il quadrilatero interessato alla festa della Madonna dalle auto che avrebbero più tardi potuto intralciare il regolare flusso della processione. Diverse le auto portate via dal carrattrezzi, mentre i vigili hanno successivamente contestato agli interessati l'infrazione. Qualcuno l'ha presa però molto male, adducendo il fatto che la tabella col divieto è comparsa poche ore dalla processione, quindi nel primo pomeriggio, per cui molti non si sarebbero accorti di nulla. Naturalmente ci saranno discussioni e polemiche a non finire, anche perché alcuni automobilisti che hanno avuto sequestrato l'auto hanno affermato che, se nel caso, diranno le vie legali per quello che considerano un abuso. Insomma, che dire, neanche in una domenica dedicata alla festa della Madonna e ad una serata da godere in serenità si può stare tranquilli. Scoglitti ha tra l'altro ultimamente sbalzi di umore e di nervi tesi che coinvolgono un po' tutti, e poi il caldo di questi giorni non fa che alimentare alla fine l'eterna lotta tra guardie e ladri.